Allora, anche qui sul Tagikistan è rimasto poco niente, nel senso che anche qui è un paese soggetto a questo discorso di controllo del governo sulle attività culturali, quindi anche qui c'è poco niente. Ad ogni modo, vi leggo l'unica cosa di interesse che appunto può interessarci al fine del nostro canale, che praticamente è un sito. Che si chiama Sarazm, non so francamente come si possa pronunciare, comunque è scritto Sarazm, ed è praticamente una delle città più antiche dell'Asia centrale, risale a 5500 anni fa e si trova a 15 km a ovest di Penjikent. Tra i reperti figurano un tempio dedicato al fuoco e la tomba risalente al IV secolo a.C. di una donna facoltosa, i cui braccialetti di lapislazzuli e conchiglie si possono ammirare al Museo Nazionale di Dushanbe. Allora, ovviamente qui anche qui è ridotto al minimo l'informazione, però potremmo ipotizzare, si potrebbe pensare che questa donna che è stata praticamente sepolta in questa zona, chiamata Sarazma del Tagikistan, che è stata appunto in realtà quella è una zona comunque che sono rimaste, ecco, sono rimaste delle rovine dei templi dedicati al fuoco, quindi il culto del fuoco. Quindi siamo appunto nel IV secolo a.C., si potrebbe ipotizzare che forse era una sacerdotessa, sull'esempio delle vestali, avete un po' presente le vestali, ecco. Perché comunque se questa donna è stata sepolta lì in quella zona dove si praticava il culto del fuoco, si potrebbe pensare, sto ipotizzando e non ho la certezza, è una mia ipotesi. Da quel poco che comunque si può immaginare, si potrebbe pensare appunto che in realtà fosse una sacerdotessa, anche perché comunque è stata sepolta con un corredo facoltoso, quindi comunque braccialetti di lapislazzuli e conchiglie. Allora, questo è quanto si poteva dirvi sul Tagikistan. Concludo citandovi il Turkmenistan. Anche questo è un paese comunque soggetto a un controllo. Ha un controllo governativo, erano governati comunque da un dittatore, tra l'altro mi pare che comunque sia morto. Comunque sono paesi molto instabili da un punto di vista politico, sì, ad esempio in Turkmenistan c'era questo dittatore chiamato Niyazov, che è morto nel 2006, francamente adesso non so come siano messi, ma penso che stiamo ancora così a livello di dittatura. E questo tizio praticamente si faceva addirittura le statue d'oro, per dire, quindi praticamente spendeva così i soldi della popolazione. Ad ogni modo, in Turkmenistan, anche qui c'è, si potrebbe citarvi questa zona, che praticamente è una specie di collina, ecco, una zona collinare, si chiama Gönültepe. E praticamente qui sono stati ritrovati dei resti, diciamo, delle antichità. E praticamente questa Gonur era una delle maggiori civiltà del mondo antico. E quel che è certo è che Gonur fu una delle più antiche tra le civiltà dedicate al culto del fuoco, contemporanea alle culture della Batriana nel vicino Afghanistan. Quindi appunto in realtà anche qui abbiamo, per quanto in sintesi, la testimonianza che in Turkmenistan, similmente al Tagikistan, praticavano comunque in età pagana, cioè prima che arrivasse l'Islam, lì praticavano il culto del fuoco. Tra l'altro, poi, come dicevo, il fatto che lì sia stata trovata anche la tomba di una donna lascerebbe, in Tagikistan, ecco, lascerebbe intendere che forse il culto del fuoco poteva anche essere amministrato dalle donne. Altrimenti non si capisce perché seppellire una donna lì. Per dire, poi ovviamente adesso queste non prendetele come informazioni certe, sono delle mie ipotesi che tiro così, ecco, tiro fuori con quel poco che comunque si può dire su questi paesi. Niente, allora anche qui direi di avervi detto tutto quello che si poteva dire, concludo dicendo che sempre Gonur. In Turkmenistan fu la culla della prima religione monoteistica, lo zoroastrismo, quindi il profeta Zoroastro. Nei siti adiacenti sono stati ritrovati quattro templi del fuoco a testimonianza di un culto basato su una droga preparata con piante di papavero, canapa ed effedrina. Questa potente bevanda era quasi certamente l'ahuama, l'elisir noto anche come soma, utilizzato dai magi contro i quali Zoroastro iniziò a predicare
i suoi testi religiosi. Niente, allora, questa qui è l'unica zona di interesse del Turkmenistan, questa Gonur, è l'unica zona di interesse che ha mantenuto comunque queste rovine pagane. Per il resto, appunto, come dico, sono tutti monumenti islamici. Quindi abbiamo tipo le minareti, i mausolei islamici dei sultani, ma sono tutte cose che ovviamente non ci interessano. Allora, niente, concludo qui l'argomento. Allora, come avete visto, non c'è molto altro da sapere, nel senso che, ripeto, sono tutti posti soggetti comunque a dittature, entrarci non è facile, ma comunque anche stare lì c'è poco o niente da un punto di vista di interesse pagano, perché in realtà sono tutte zone, diciamo, ormai islamizzate e le condizioni della popolazione sono quelle che sono. Non ci sono libertà, comunque non c'è democrazia, comunque non si tollera il dissenso, addirittura si viene in Uzbekistan, si viene incarcerati, forse probabilmente anche uccisi o comunque torturati, se addirittura si osa parlare male contro il regime. Quindi in realtà sono posti che non hanno molta libertà espressiva. Nonostante questo, comunque vi dico che esiste anche qualche gruppo rock metal qui e lì. Ieri sono proprio andata a vedere su Metal Archives, quindi comunque i ragazzi giovani riescono in un certo senso ad esprimersi un pochino di più, magari rispetto comunque a giornalisti o a politici. Comunque, come avete visto, sono paesi un po' deprimenti sotto questo punto di vista, quindi francamente non so neanche se esistano degli studi sull'antica eredità pagana. Ad ogni modo, poi sotto comunque vi metto il link, così comunque andate un po' a vedere anche questi gruppi, diciamo, musicali, anche se sono pochi. Ad ogni modo facciamo un po' di pubblicità, visto che appunto vivono in paesi dove non esiste la libertà d'espressione. Niente, allora, detto questo, concludo. Adesso mi manca solo il Kirghizistan e vedremo un po' se qui c'è su qualcosa di interessante. Tra l'altro, il Kirghizistan è quello che mi interessa di più, perché da lì proviene un gruppo che a me piace veramente tanto, che sono i D'Archestra. Che tra l'altro sono anche un gruppo capitanato da una donna, sono davvero molto bravi e sono appunto un gruppo che proviene dal Kirghizistan, quindi sono sicuramente interessanti. Vedremo appunto se riesco a finirlo. Farò un video anche sul Kirghizistan, così comunque poi quella zona lì dell'Asia la concludo. E detto questo, ringrazio le persone che hanno ascoltato il video e spero possa essere stato interessante.